Allora, eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con il magazine, come sempre il giovedì riflettori puntati sulla cultura e ci occupiamo di una mostra, è visitabile fino al prossimo 9 novembre a Merano Arte, la mostra intitolata Janus dell'artista Matthias Schoenweger. Il progetto Janus, ospitato da Merano Arte, prende spunto dalla ricorrenza dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale per esprimere un punto di vista pacifista e antimilitarista su tutte le guerre combattute nel secolo scorso e attuali. Matthias Schoenweger, non a caso, ha usato come titolo e simbolo della mostra la figura del dio latino Janus, Giano detto Bifronte, perché guarda nello stesso tempo al passato e al futuro. Il suo tempio a Roma veniva aperto in tempo di guerra e rimaneva chiuso in tempo di pace. A lui la popolazione e i sacerdoti chiedevano indicazioni sul futuro, sulle sorti delle vicende belliche. L'esposizione, curata da Valerio Deò, accosta opere diverse e materiali storici, tra cui una preziosa raccolta di immagini originali di Merano allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma anche assemblaggi spesso ironici di gadget, souvenir, oggetti d'uso come piatti e bicchieri, statue cimiteriali, cartoline, capi d'abbigliamento, che non solo costituiscono la cifra stilistica dell'artista, ma diventano un vero e proprio archivio di testimonianze storiche. L'idea di Schoenweger è quella che l'arte sia in grado di portare la gente oltre l'odio e la violenza della guerra. L'arte riesce a sublimare l'orrore bellico, la sofferenza e il sangue versato da migliaia di persone. L'ironia dell'artista non lascia però dimenticare le spietate vicende storiche, anzi è una preziosa occasione per non dimenticare. Le urne realizzate per l'esposizione sono dei piccoli. Non ha un fine a se stesso, è un punto di partenza e arrivo ai tempi d'oggi e cerco di andare anche oltre. Rifletto anche l'opportunità negativa di una terza guerra mondiale e per dare il mio contributo contro, dichiaro la mia mostra di guerra, però con l'aspetto di pace, la pace che può evitare la guerra, e cerco di lottare, un nonsense, contro la guerra. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio per occuparci di sport. Uba Rozit. Come e quando vuoi. Sempre con te. Proseguiamo con lo sport. Ci occupiamo oggi di una disciplina sconosciuta ai più. Si tratta del roller derby, in questo caso al femminile. Cos'è il roller derby? Le immagini della manifestazione organizzata al Palarese di Bolzano ci aiutano a spiegare. Si tratta di uno sport in cui due squadre di pattinatori a rotelle si affrontano su una pista circolare, molto praticato negli Stati Uniti e ora diffuso soprattutto in campo femminile. I pattini normalmente usati sono quelli classici, con ruote non in linea. Ogni squadra è composta da 5 pattinatrici munite di adeguate protezioni per il corpo, un jammer e 4 blockers. A un dato segnale i blockers iniziano a girare in tondo, a un secondo segnale entrano in pista i jammers, questi devono raggiungere da dietro il gruppo e superarlo. Da questo momento si calcola il punteggio, i jammers tentano di fare un giro completo per raggiungere di nuovo da dietro il gruppo e i blockers avversari li ostacolano. Ogni blocker sorpassato dal jammer vale un punto per la squadra di quest'ultimo. Facile comprendere che non mancano anche i colpi duri. In Alto Adige esiste una squadra, quella delle Alpen Rockets. Allora, l'idea è nata dopo aver visto una partita in Svezia, tra Svezia e Danimarca,
E io ero andata all'epoca a trovare una mia amica e mi è rimasto proprio impresso come le giocatrici andavano d'accordo, che sul track se le davano, ma poi fuori era tutto un amore, un accordo, e proprio lo spirito sportivo mi è piaciuto talmente tanto che ho pensato no, dobbiamo farlo anche a Bolzano. Adesso da un anno diciamo abbiamo anche fatto la certificazione per poter giocare, quindi che è partito tutto da un anno. Allora adesso avremo un paio di partite miste a Milano fino a ottobre, poi ce ne sarà uno a Zurigo a novembre. Qua a Bolzano per intanto ancora ci alleniamo e tentiamo di tirare sulla squadra, perché ci servono ancora delle pattinatrici per poter fare una partita come Alpen Rocket, quindi speriamo che sia molto presto. Alla Palaresia di Bolzano si è tenuto il primo evento di roller derby in regione, con due partite amichevoli tra squadre di pattinatrici provenienti da vari teams. In campo la categoria beginners e quella degli advanced, e lo spettacolo non è mancato. Ed ora, grazie all'aiuto della regia, andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. Il meteo di Video 33 è offerto da Tiroler Assicurazioni, incrollabile dal 1821. www.tiroler.it. La giornata odierna è stata variabilmente nuvolosa, con alcuni intervalli di sole ma anche qualche rovescio isolato. La notte sarà ancora variabilmente nuvolosa con alcune brevi precipitazioni. Domani mattina sarà nuovamente molto nuvoloso, anche se a tratti potranno esserci alcune schiarite. Il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, ma non sono escluse alcune piogge locali. Nel pomeriggio i numerosi annuvolamenti si alterneranno a alcuni tratti soleggiati, soprattutto lungo la cresta di confine. La probabilità di precipitazioni sarà tuttavia piuttosto alta. Le temperature nel fondovalle supereranno ancora i 20 gradi. Nelle valli i venti saranno generalmente deboli e proverranno da sud. In montagna soffierà un forte vento da sud-ovest che si indebolirà nel corso della giornata. Sabato il tempo sarà variabilmente o molto nuvoloso e in prevalenza asciutto. Localmente potranno comunque esserci alcune deboli piogge. Con la presenza delle nubi, l'irraggiamento ultravioletto a basse quote sarà solo debole. In montagna sarà per contro moderato. A causa della nuvolosità variabile, su tutto l'arco della giornata vi sarà una debole probabilità di precipitazioni che, oltre i 2800 metri, saranno sotto forma di neve. Nelle valli i venti saranno solo deboli, mentre in montagna soffieranno da deboli a moderati da sud-sud-ovest, con a tratti raffiche tempestose. Domenica il tempo migliorerà, il cielo sarà variabilmente nuvoloso con diversi intervalli di sole. Saranno tuttavia ancora possibili alcuni rovesci locali. A causa del soleggiamento maggiore, anche l'intensità della radiazione ultravioletta sarà maggiore. In caso di prolungata permanenza in quota, è consigliata un'adeguata protezione solare. Domenica saranno presenti numerosi annuvolamenti a bassa quota, sono quindi consigliate escursioni sulle cime più alte. Saranno tuttavia pure possibili alcuni rovesci. L'isoterma di 0 gradi sarà in rialzo e la neve cadrà solo oltre i 3000 metri. Il vento soffierà da moderato a forte da sud-sud-ovest. Domani il sole sorgerà alle 7:25 minuti e tramonterà alle 18:37. La luna ha iniziato la sua fase calante e sarà visibile dalle 19:58. Ed è tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi i nostri indirizzi internet: www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.
Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.